Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 1 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, la giornata inizia con una bella dose di positività e dovreste sfruttarla per fare qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro prendetevi una piccola pausa di relax. D'altronde siamo in estate e avete anche voi bisogno di riposare e ricaricare le pile. Potete risolvere oggi alcune questioni complicate che erano rimaste temporaneamente nel cassetto. Questi punti lasciati in sospeso ricevono l'apporto di una pianificazione molto efficace e vincente. Date un via libera allo slancio, grazie a uno dei vostri pianeti preferiti, il Sole, in transito benefico da Leone, specie se festeggiate il vostro compleanno in marzo. Proprio come il camaleontico, stratega e trasformista Varys, il sacerdote, il fine alchimista, la spia, della saga del Trono di Spade, nel film impersonato dal convincente Conletil, vi piacerà oggi immaginare e prospettare possibilità diverse per il vostro futuro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 10, benessere, 7. Toro. Cari Toro, le stelle parlano d'amore e quindi se siete in una relazione da tempo potreste pensare di ufficializzarla con un matrimonio. Sul lavoro novità in arrivo. Luna e Plutone, Nettuno e Saturno continuano a spalleggiarvi dai segni vostri amici del Capricorno e dei Pesci. Riuscite a coniugare la dolcezza di tocco e la sensibilità, con la vitalità, la sagacia, la volontà di rinascita. Capite che la perfezione non esiste e forse non fa parte della vita, anche se continuate a inseguirla, proprio come fa la sacerdotessa e maga Melisandre di Assai, nel Trono di Spade i cui panni veste la bravissima Carice Anouk van Houten. Un altro personaggio principale nel Trono di Spade, che ricalca le caratteristiche di fermezza e di capacità di tenere duro alle tempeste della vita, tipici del vostro segno, è anche Theon Greyjoy, interpretato da Alfie Allen. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 8, benessere, 10. Gemelli. Cari Gemelli, potreste innervosirvi per delle piccolezze ma cercate di mantenere la calma. La settimana prossima tutto andrà meglio sia in amore che sul lavoro. Approfittatene per ottenere grandi cose in ogni campo. Il Sole vi dona brillantezza mentale, fascino e simpatia, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Trovandosi nel segno vostro buon vicino del Leone, promuove la già vostra naturale tendenza alla convivialità, che in questa giornata vivrete con parenti e amici, preferibilmente in situazioni di svago, al mare, al lago o in campagna. Dedicate anche un po' del vostro tempo alla famiglia che richiede sempre la vostra compagnia. Taciturni, cosa che per un Gemelli chiacchierone è già quasi un miracolo, ma considerando poi il rischio che con Nettuno, Marte e Mercurio, tutti in quadratura, parlate a sproposito, aprendo bocca al momento sbagliato, questo silenzio va visto positivamente, come un dispositivo di salvataggio, al quale contribuisce anche Giove che vi copre le spalle, frenando il suo compagno Urano, signore degli imprevisti. Niente gioco oggi, neppure tre numeri all'otto, risparmiatevi la giocata, con lo stesso importo potreste acquistarvi una bella coppa di gelato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Cancro. Cari Cancro, se siete single non chiudetevi in casa perché già da oggi arrivano belle emozioni da vivere. Sul lavoro attenzione a qualche piccolo disguido con i colleghi. Usate la vostra diplomazia, a volte è necessario mordersi la lingua e non prendersela se qualcosa non va come vorreste. Contro il vostro cielo si staglia il duo Luna, Plutone dal Capricorno, ma non vi date per vinti e, specie se appartenete alla seconda e alla prima decade, riuscite a voltare le situazioni a vostro vantaggio. È un momento astrologico in cui tirate fuori le vostre capacità fuori dal comune e quel fascino sempre molto penetrante e suggestivo, grazie ai buoni influssi di Giove e Urano, dio delle possibilità di superare se stessi e Nettuno,
corpo celeste che dà un'allure quasi magica ai vostri comportamenti e al vostro temperamento. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 8, finanze, 10, benessere, 7. Leone. Cari Leone, avete una bella grinta e questa vi renderà attraente agli occhi di tutti. Sul lavoro fate solo attenzione a non apparire saccenti, altrimenti potreste scatenare qualche gelosia. Venere e il Sole, congiunti nel vostro segno, tifano alla grande per voi. E voi vi trovate in un momento dove potete beneficiare di un clima di euforia. La vostra naturale esuberanza si amplifica e vi stimola a muovervi, a fare e a realizzare, e i vostri conviventi, pur divertiti, vi possono rimproverare di essere un po' troppo iperattivi o addirittura esagitati. Il team Giove, Urano, da un po' di tempo ormai, vi provoca dal segno del Toro, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 3 al 16 agosto, ma niente paura. Non dovete certo vedervela con i temibili assalti con cui si confronta nel Trono di Spade, l'indomita e coraggiosissima Arya Stark, la brava attrice Maisie Williams. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 8, benessere, 8. Vergine. Cari Vergine, sono favoriti gli incontri in questo periodo, quindi non state chiusi in casa. Potreste trovare la vostra anima gemella. Se state fermi e immobili, le cose non cadono dal cielo. Dovete agire maggiormente e desiderare cambiamenti più importanti. In questo ultimo giorno del mese di luglio la vita familiare, amichevole e affettiva in genere, può risentire di alti e bassi. Ma per voi ci vuole ben altro. Plutone vi favorisce infatti incondizionatamente insieme alla Luna, ad Urano, specie se siete nati nella terza decade virginea. I suddetti pianeti proiettano influenze super positive sulla Vergine. Il Capricorno, oggi insieme alla Luna, segno in cui sta transitando adesso Plutone, entrato nel 2008, vi uscirà nel 2024, è già un segno invernale roccioso e quasi indistruttibile. Proprio come il grandioso Jon Snow nel Trono di Spade, interpretato dal bravissimo Kit Harington, mostrerete di avere davvero le classiche 7 vite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 8, benessere, 10. Bilancia. Cari Bilancia, il cielo parla d'amore e regala belle emozioni alle coppie che si vogliono bene. Sul lavoro puntate tutto sulle nuove opportunità. Magari è arrivata l'ora di cambiare impiego o lanciarsi in nuove avventure. Guardatevi intorno e vedrete che ci saranno belle occasioni. Sfruttatele a pieno. La Luna oggi in orbita contraria, vi pone la necessità di mediare con qualcuna delle persone che vi ruota attorno, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. E proprio come la versatile Ygritte del Trono di Spade, compagna di Jon Snow, lo è stata negli episodi della saga TV, lo è anche dell'attore, nella vita, impersonata dalla convincente Rose Eleanor Arbuthnot, Leslie, mostrerete le vostre virtù diplomatiche e la vostra capacità di conciliare le opposte tendenze. La vostra madrina planetaria Venere vi favorisce dal segno del Leone, con cui condividete ottimi rapporti astrologici, promettendo un innalzamento della vostra sensibilità, dell'intuito, della capacità di saper ospitare e ricevere. Intratterrete infatti amici vecchi e nuovi, con la vostra brillante personalità, tenendo banco assoluto e guadagnandovi simpatie a destra e a manca. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 9, benessere, 5. Scorpione. Cari Scorpione, questo cielo regala positività e intraprendenza in amore e sul lavoro tutto l'impegno sarà notato dai superiori. Otterrete così qualcosa di speciale come un aumento o una promozione. Un fortissimo Saturno si trova sempre in una zona dello zodiaco per voi abbastanza propizia, il segno dei Pesci. L'influsso benefico del corpo celeste permette alle iniziative cominciate dalla primavera, quando il pianeta è entrato in Pesci, di avvicinarsi a un termine di compimento, sotto tutti i punti di vista, da quello lavorativo a quello affettivo.
malgrado alcuni aspetti non vi soddisfino del tutto ancora nella vostra vita, questa giornata si rivelerà, specie nella sua dimensione familiare e nella sfera amicale, molto serena. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 6, benessere, 5. Sagittario. Cari Sagittario, in amore se siete single, cercate di conoscere nuove persone e rimettervi in gioco. Sul lavoro il periodo è ottimo per i liberi professionisti. Magari potrete aumentare i vostri guadagni e lanciarvi in grandi interessanti opportunità. Vedrete che non rimarrete delusi, anzi sarete soddisfatti. Mettete fuori il coraggio e il senso di realtà, proprio come fa nel Trono di Spade l'impavido Jaime Lannister, che è impersonato dall'attore Nikolai Coster, badau e non demordete. Un bel sole nel segno magnanimo, esplosivo e, a voi molto affine del leone promette una giornata gioiosa, all'insegna di aspettative che si realizzano. Illuminare innalza il livello della vostra grinta contribuendo a farvi agire con decisione, in maggior grado se festeggiate il compleanno nella prima decade. Favoriti i rapporti con le sorelle e i fratelli, le figlie e i figli. La vostra naturale spavalderia, che si tinge a volte di inconsapevole arroganza, è molto in sordina, anche per via di Venere, ben disposta specie per i nati della terza decade. Il pianeta è infatti favorevole e amico sempre dal segno del leone. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 6, benessere, 8. Capricorno. Cari Capricorno, riuscirete a vivere tutto con più leggerezza. Seguite l'istinto sia in amore che sul lavoro e cercate nuovi progetti interessanti in cui impegnarvi. Vedrete che tutto si aggiusta e sarete in grado di ottenere belle opportunità. Approfittate dei prossimi giorni anche per riposare e rilassarvi. Davvero tutti i pianeti sono vostri alleati quest'oggi senza eccezione alcuna, fermo restando che esistono due altri pianeti nel sistema solare che sono ancora incogniti ai telescopi e questi due potrebbero fare la differenza. E il nuovo giorno di luglio vi vede in una forma fisica eccellente. Favoriti anche dalla volontà di fare sport, tanto moto all'aria aperta e splendide nuotate al mare, specie se appartenete alla seconda decade del vostro segno e contate sul supporto di uno scattante Marte nel segno amico della Vergine. Con il vostro buon carattere riuscirete a allontanare eventuali nubi che si siano addensate all'orizzonte. Perché, malgrado le apparenze che vi fanno vedere spesso duri e puri, non assomigliate allo smisurato, accigliato Sandor Clegane del Trono di Spade, interpretato dall'abile Rory McCann. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 7, benessere, 9. Acquario. Cari Acquario, le stelle parlano d'amore e potreste conoscere qualcuno di interessante. Su lavoro la voglia di nuovi stimoli è tanta, sfruttatela al massimo e non ve ne pentirete. Agite subito. La vita familiare, e quella affettiva in genere, richiedono oggi tutto il vostro impegno, la tipica e acquariana capacità di essere equilibrati, ma anche comprensivi. E il quadro dei transiti planetari appare lievemente dissonante per alcune delle vostre mete che appariranno per il momento spostate nel tempo o, per così dire, congelate. Giove è imbronciato in compagnia di Urano dal Toro eppure Venere dal Leone è dissonante per voi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 5, benessere, 5. Pesci. Cari Pesci, buttatevi in amore se c'è qualcuno che vi interessa. Sul lavoro qualcosa inizia a muoversi in positivo. Vedrete che otterrete grandi cose in ogni campo. Sta a voi impegnarvi e cambiare abitudini. Non tutto vi è dovuto, ricordatelo sempre. Sarete in grado di ottenere cambiamenti importanti. Un piglio dinamico, una capacità di influire dietro le quinte per così dire, non vi mancano certo quest'oggi, Saturno e la Luna vi danno adesso un buon aspetto e vi forniscono una marcia in più, specie se appartenete a prima e terza decade. Al di là di tutte le apparenze non siete così mansueti e soavi come vi si dipinge e, quando volete,
tirate fuori una grinta invidiabile. Proprio come fa nel Trono di Spade il tenerissimo Sir Jorah Mormont, interpretato nel film dall'attore Ian Glen. E in questa fase di mezza estate metterete in campo i vostri talenti, con il team Giove-Urano a voi propizio, se siete della seconda decade. Riuscite nell'impresa di realizzare quel che si chiama armonia familiare, grazie al tocco affettuoso. Il vostro astro guida Nettuno, grande pirata e marinaio seduttore, oggi fila d'amore di d'accordo con gli amici, alias la Luna e Plutone e con i parenti, ovvero Giove e Urano, tutti quanti in sestile al vostro segno. Non potrà affermare lo stesso, però, riguardo al partner con il quale si comincia con qualche battuta velenosa e si va avanti per tutto il giorno a beccarsi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 9, finanze, 9, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.